Questa decisione ha cambiato per sempre la sua vita e da quel momento in poi la sua vita non è più stata la stessa. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Bene, la storia di cui vorrei parlarvi oggi è una storia che avevo sentito una decina d'anni fa. Mi ricordo che l'avevo vista in TV o su qualche vecchissimo video YouTube e mi aveva assolutamente fatto venire i brividi. Cioè, pensare che questa ragazza era così insicura di se stessa da ricorrere alla chirurgia fino a diventare un vero e proprio... non ci sono altre parole per dirlo, però giudicate voi dalla foto. È una storia veramente triste. Questa donna è arrivata persino a iniettarsi olio da cucina nel suo volto pur di riuscire a raggiungere l'ideale estetico che lei si era imposta. È veramente un paradosso quello che questa donna ha vissuto, un tempo una modella bellissima, che purtroppo si è ridotta in questo stato. Allora ragazzi, prima di iniziare con questa storia, come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace e commentare qui sotto, che come sempre mi fa moltissimo piacere leggere i vostri commenti. Vi ricordo che io carico nuovi video ogni lunedì e ogni giovedì all'1 di pomeriggio, quindi se volete impostare sui vostri telefoni gli orari quando pubblicherò il video, sappiate che vi aspetto sempre. Vi voglio anche dare una bellissima notizia perché finalmente sta per uscire il mio nuovo album, il 10 di settembre. Vi lascio in descrizione il link per prenotarlo o comunque per farvi arrivare la notifica quando sarà disponibile su Spotify. Prima di cominciare con questa storia vorrei dirvi che sul mio canale, quello su cui carico video di cultura giapponese, sabato scorso è uscito un video che secondo me è bellissimo e vi consiglio davvero di andarvelo a vedere perché mi sono divertito un sacco a farlo e secondo me merita di essere visto. Ragazzi, che cosa ne pensate di cambiare il vostro look con la chirurgia estetica? Io sono sicuro che la chirurgia estetica è comunque uno strumento estremamente utile per poter comunque migliorare magari delle piccole imperfezioni, delle piccole insicurezze che magari qualcuno di noi potrebbe avere su qualche piccolo dettaglio del nostro aspetto fisico e secondo me, con i passi avanti che ha fatto, può essere veramente la salvezza di alcune persone. E personalmente so che spesso quando si parla di chirurgia estetica in Italia la gente non la guarda di buon occhio, però io che vivo in Asia, qui in Asia è una cosa che comunque non è vista in modo così negativo, più in Corea, ma anche in Giappone in realtà la chirurgia estetica è una cosa piuttosto normale e personalmente non ci trovo nulla di male nel cambiare il proprio aspetto fisico con la chirurgia estetica. Tuttavia, la storia di cui parleremo oggi ha portato veramente a un eccesso perché ha portato questa ragazza, un tempo una modella bellissima, a iniettarsi nel proprio volto dell'olio da cucina. Questa decisione ha cambiato per sempre la sua vita e da quel momento in poi la sua vita non è più stata la stessa. Han Hae-kyung, spero di averlo pronunciato giusto, è nata nel 1962. E era questa ragazza bellissima che sarebbe voluta diventare una cantante. E tra l'altro, quello che ha detto è che il suo sogno sarebbe stato quello di diventare una celebrità, non tanto per se stessa quanto più per la sua famiglia. Dovete sapere che questa ragazza è cresciuta comunque in povertà e suo padre era pieno di debiti, quindi quello che lei avrebbe voluto fare sarebbe stato ripagare i debiti del suo padre e permettere ai suoi genitori e anche a lei di vivere una vita felice. E ragazzi, ci sono alcune clip comunque reperibili online in cui si può vedere questa ragazza cantare perché ha fatto vari gig nella sua carriera e devo dire che era veramente talentuosa e promettente. Tra l'altro, questa ragazza scelse di andare in Giappone per dare un'ulteriore spinta alla sua carriera di cantante. Anche lì ha iniziato a fare varie performance live e anche a lavorare in qualche club notturno per guadagnare un po' di soldi extra. Il suo stile era estremamente impeccabile, era super alla moda per quei tempi e è arrivata addirittura a far uscire il proprio album. Tuttavia, per quanto fosse stata ammirata e apprezzata da tutte le persone che le stavano attorno, quando lei si guardava al proprio specchio, l'immagine che vedeva non era quello della stupenda ragazza che era un tempo, ma quello di una ragazza insicura che non si piaceva.
non era soddisfatta del proprio aspetto e avrebbe fatto qualsiasi cosa per poterlo cambiare. E ha detto che praticamente quando lei vedeva altre ragazze che comunque facevano il suo lavoro, si sentiva sempre come inferiore rispetto alle altre e diceva: "Cavolo, ci sono delle ragazze così belle, perché mai io sono qui?". Per questo motivo ha scelto di rivolgersi alla chirurgia estetica. Tuttavia non aveva i soldi per poter pagare un vero centro estetico, quindi ha trovato qualche escamotage un po' illegali, però molto meno costosi. E siccome ha trovato questa persona che non aveva la licenza, ma comunque si era proposto di iniettarle del botox e varie altre sostanze nel suo corpo, assicurandole che avrebbe raggiunto i risultati estetici che avrebbe voluto, ha pensato che era proprio un'occasione e quindi ha scelto di iniettarsi comunque varie sostanze negli occhi, nel naso, per poter raggiungere quello standard di bellezza che si era imposta. Sapete, quando comunque si è giovani non si pensa troppo in là con gli anni, e magari comunque essendo appena ventenne non ci ha pensato due volte e si è rivolta a questo dottore, chiamiamolo così, che gli ha iniettato queste sostanze. Più iniezioni comunque la ragazza riceveva sul suo volto e più si sentiva sicura di se stessa e attraente, e per questo ha continuato a frequentare questa persona che continuava a iniettarle queste sostanze. Io non lo so ragazzi, ma a me già spaventano gli aghi, l'idea di continuare a iniettarmi delle cose in faccia spaventerebbe moltissimo, specialmente se mi andassi ad affidare a qualcuno che non è un vero dottore. Però ragazzi, erano anche tempi diversi, quindi magari era anche più difficile reperire informazioni corrette e dettagliate sulle persone che avrebbero svolto questi interventi sul vostro volto. Non lo so ragazzi, però davvero, se qualcuno di voi sta pensando di sottoporsi a qualche intervento di chirurgia estetica, fate delle accurate ricerche prima per evitare comunque che succeda quello che è successo a questa donna. Quello che comunque la ragazza pensava era: più diciamo divento carina, quindi più iniezioni faccio, più ho un aspetto attraente e quindi più possibilità ho di diventare una celebrità. Questo era il suo pensiero e questo pensiero era una costante. E sembra che praticamente ogni volta che questa ragazza guadagnava qualche soldo, lo andava a spendere tutto in queste iniezioni che si andava a iniettare nel proprio volto, e tra l'altro era arrivata anche a farsi prestare soldi da amici per poter continuare questi interventi. La cosa triste è che era praticamente sempre senza soldi, perché ogni volta che aveva un po' di soldi andava a spendere appunto per il proprio volto. E purtroppo, quando raggiunse diciamo i 30 anni, il suo volto sembrava assumere un aspetto completamente diverso da quello che era originariamente. All'inizio sembrava che comunque si iniettasse solamente botox o comunque dei materiali che erano legali e autorizzati in Giappone. Tuttavia sembra che volesse iniettarsi sempre sempre più sostanze, e quindi quello che penso è che volesse spendere sempre meno e iniettarsi sempre più cose. In questa foto la possiamo vedere che aveva 38 anni e potete vedere come già in quell'anno non era più la donna di un tempo, cioè il suo volto è completamente cambiato. Quando aveva 38 anni sembrava ancora comunque giovane, il suo volto era diverso, sembrava comunque molto più gonfio, e ha detto che praticamente quando è tornata in Corea i suoi amici e parenti quasi non la riconoscevano e hanno iniziato a criticare. E ragazzi, non so se sapete, però se comunque avete a che fare con delle persone che sono molto sensibili sul proprio aspetto fisico e si sentono molto insicure, come potete capire da questa storia, questa ragazza era estremamente insicura. Andare a fare dei commenti sull'aspetto fisico di quella ragazza può essere veramente, diciamo, devastante per lei. Cioè, le parole a volte possono essere come dei pugnali, e purtroppo questo è quello che è successo a questa ragazza. E tra l'altro sembrava che lei comunque non le dava fastidio il fatto che sembrasse gonfia, anzi lei era quasi orgogliosa del suo aspetto, che sembrava appunto appena uscito da una clinica. Cioè il suo aspetto era sicuramente quello di una ragazza che si è sottoposta a vari interventi, e lei sembrava che fosse felice di aver raggiunto questo aspetto. Tuttavia sembra che questo suo volersi sottoporre a degli interventi estetici era diventato sempre più come una mania, e addirittura sembra che il suo atteggiamento era quasi di una schizofrenica. Cioè sembrava che iniziasse a sentire delle voci dentro la sua testa,
testa e queste voci sembrava che le dicessero come lei non fosse abbastanza, non fosse abbastanza carina e che l'unico modo per cui sarebbe stata accettata e forse avrebbe potuto un giorno diventare una cantante famosa era se si fosse sottoposta a ancora più interventi. Ragazzi, questa è davvero una storia triste, però se sentite delle voci nella vostra testa che vi dicono che non siete abbastanza, so che è difficile, ma non state ad ascoltarle perché voi valete molto di più, cioè nel senso la vita è bellissima e non è il caso di spenderla a dubitare di voi stessi o del vostro aspetto fisico. Alla fine noi siamo quello che siamo dentro, non quello che appariamo, quindi non importa quello come appariamo e non state a badare, cioè io non lo so, io mi ricordo che, vabbè, questi sono dettagli miei, però io mi ricordo che quando ero piccolo avevo, non lo so, tipo 12 anni magari, io ero un po' sovrappeso, no? E avevo sempre l'imbarazzo di andare magari al mare o al lago e mettermi in costume, non lo so perché, però tornando indietro me ne sarei fregato di tutto quello che le altre persone pensavano e mi sarei solo divertito. Vabbè ragazzi, questo non è molto inerente a questa storia in sé per sé, però questo è per dirvi quanto per me questa storia abbia avuto un impatto così importante sulla mia vita, perché io ve la sto raccontando adesso che sono passati quasi 10 anni da quando l'ho ascoltata, però ragazzi questa storia io me la ricordo come fosse ieri, perché proprio quando ho ascoltato questa storia è proprio cambiata la mia visione su alcune cose, perché comunque sapete che poi quando ho iniziato ad avere 15-16 anni ho iniziato a fare modello, quindi ho perso un grande quantità di peso, ho iniziato ad andare in palestra, il mio fisico è cambiato tantissimo, però voi penserete che quando avevo raggiunto, diciamo, comunque un fisico potenzialmente piacente, non lo so perché si può sempre fare di più, io mi ricordo che mi sentivo peggio di quando magari ero sovrappeso, quindi ragazzi è tutto nella vostra testa, quindi fregatevi di quello che la gente dice davvero. Vabbè, questa era una piccola parentesi. In ogni caso continuiamo con questa storia, perché da quel momento in poi questa storia ha veramente preso una via molto più oscura. Quello che è successo a questa donna di lì a poco, quando è ritornata in Corea, è che appunto queste voci nella sua testa che le dicevano che non era abbastanza l'hanno portata persino a scegliere di iniettare sul proprio volto delle sostanze alquanto particolari. Per esempio ha iniziato a iniettarsi delle creme idratanti, cioè capite, non so dove ha preso queste informazioni e perché abbia fatto questa scelta, ma immaginatevi prendere una siringa, riempirla di crema per le mani e iniettarvelo nel volto, cioè non ha assolutamente senso. E tra l'altro ha iniziato anche a utilizzare dell'olio di soia, del cemento addirittura e del silicone. Tuttavia, quando si è iniettato questo mix di queste sostanze, il suo volto ha iniziato a avere una reazione che magari non si aspettava e ha iniziato a gonfiarsi. E sembra che praticamente quello che è successo è che queste sostanze, comunque mixate assieme, hanno avuto una specie di reazione chimica e hanno iniziato a ingrandirsi. E praticamente hanno portato la pelle di questa donna a stiracchiarsi fino a farle perdere completamente la bellezza che la distingueva un tempo. Giudicate voi, ma guardate queste foto, cioè è completamente un'altra persona. Da quel momento in poi ogni volta che lei usciva veniva sempre additata per le strade, veniva chiamata diciamo con strani nomignoli e veniva derisa da tutti, e sembra che praticamente nessun dottore volesse aiutarla, perché comunque la sua situazione era estremamente singolare e penso che per qualsiasi dottore sia veramente difficile operare su una donna del genere. Soprattutto capite che si tratta di una donna che ha comunque una mania per la chirurgia estetica, quindi magari operate su questa donna oggi e tra qualche mese si sarebbe fatta qualcos'altro sul suo volto di sua iniziativa, quindi io posso capire davvero perché molti dottori abbiano scelto di non operare sul suo volto. Sembra che lei abbia scelto di comunque raccontare la propria storia in TV, in quel vecchio documentario che probabilmente è lo stesso che ho visto io, nella speranza di poter trovare un dottore che potesse aiutarla. Un sacco di dottori hanno detto che è incredibile che questa donna sia ancora in vita dopo quello che ha scelto di fare, e tra l'altro è incredibile che ancora riesca a vedere da entrambi gli occhi, perché capite, voi magari iniettate
queste sostanze nella vena sbagliata e paf, ciò potrebbe farvi perdere la vista in un attimo. Quindi diciamo che nel suo essere sfortunata è anche stata un po' fortunata. Dopo aver fatto quel servizio in televisione, sembra che un dottore avesse scelto di aiutarla, l'ha sottoposta a un intervento e hanno rimosso ben 4 kg di sostanze che aveva nel proprio volto, addirittura 4 kg. Qua potete vedere le foto prima e dopo, cioè sicuramente c'è un miglioramento oggettivo e palese. La vostra pelle di solito dovrebbe essere sui 5 mm da diciamo i muscoli e le varie cose che ci sono sotto, diciamo le ossa eccetera, mentre quella di questa donna era addirittura 3 cm, come potete vedere da queste foto. Questo è il suo aspetto dopo che hanno fatto queste operazioni. Guardate anche sul collo quanta pelle che aveva e guardate quante sostanze che aveva addirittura sul collo, cioè incredibile. Terminato l'intervento ha detto che non si sarebbe mai più sottoposta a nessuna operazione chirurgica. Ci sono comunque state delle controindicazioni nel sottoporla a questo intervento. Sembra che adesso non riesca più a chiudere gli occhi e inoltre sembra che ha delle difficoltà a parlare, perché comunque nel rimuovere tutte queste hanno toccato magari qualche vena che adesso l'hanno portata a essere in questa situazione. Beh, sicuramente però adesso ha un aspetto molto più normale rispetto a come ce l'aveva prima, quindi presumo che sia meglio, anche perché io credo che comunque avere tutta quella sostanza nel proprio volto avesse altri rischi. Ha detto che adesso è più tranquilla, ha detto che ha provato più volte a cercarsi un lavoro, però nessuno sembra disposto ad assumerla per via del proprio aspetto. Tuttavia sembra che è riuscita a trovare un piccolo lavoro in una fabbrica. Ha detto che questo lavoro la paga veramente poco, ma è l'unico lavoro che è riuscita a trovare. In ogni caso, dopo che ha trovato questo lavoro e che insomma aveva sui 50 anni nel momento in cui vi stavo raccontando la storia, purtroppo vi racconto comunque gli ultimi anni di vita di questa donna. Sembra che lei comunque non sia più riuscita a riallacciare i rapporti con la sua famiglia da quando l'hanno vista in quelle condizioni, praticamente ha perso i rapporti con loro. E tra l'altro la sua dottoressa, quella che diciamo l'ha iniziata in questa via della pratica della chirurgia estetica, quella che comunque non aveva la licenza eccetera eccetera, adesso sembra che si sia reinventata fortune teller. Il che potete capire come io non credo molto ai maghi eccetera eccetera. Il fatto che comunque abbia rovinato la vita di questa ragazza, perché forse probabilmente se questa donna non avesse mai incontrato questa diciamo dottoressa, chiamiamola dottoressa, che le ha iniettato queste sostanze all'inizio, probabilmente lei non si sarebbe mai sentita in questo modo, perché io sono sicuro che un dottore normale non vi porterebbe mai a ridurvi in quello stato e non continuerebbe a farvi diciamo delle iniezioni quando non ne avete bisogno. Di solito un buon dottore dovrebbe dirvi quando è il momento di fermarsi. La storia comunque di questa donna che si è sottoposta a tutti questi interventi è veramente triste, perché sembra che nessuno dei suoi amici le è rimasto accanto. L'unico che è rimasto al suo fianco e che è rimasto nel suo cuore era il suo animaletto, che purtroppo è venuto anche lui a mancare, come anche lei, che purtroppo è morta in solitudine. E in ogni caso io, ragazzi, capisco comunque quello che questa donna ha passato, perché come ve l'ho detto anch'io con la mia esperienza da modello, capite, quando voi lavorate comunque in un ambiente come quello dell'intrattenimento sarete circondati da ragazzi o ragazze che magari sono più belli di voi e hanno questa bellezza naturale. Non so se conoscete il film Helter Skelter, che è questo film giapponese in cui c'è questa modella che era bellissima, che però per arrivare a quella bellezza è sottoposta a un sacco di chirurgia estetica, e che praticamente però lei era bellissima, però per poter mantenere questo aspetto fisico che aveva raggiunto con la chirurgia estetica doveva continuare a iniettarsi delle altre sostanze estremamente costose nel proprio corpo. Poi cos'è successo? Che dopo qualche anno che lei era al top è arrivata questa nuova modella, tra l'altro interpretata da Kiko Mizuhara, che invece aveva questa bellezza naturale e ha iniziato a avere più successo di lei. Ricorda un po' la storia di Hamasaki Ayumi, non so se conoscete la cantante, ma queste sono dei retroscena che non so se racconterò in un altro video. È una storia complessa, diciamo.
Però è triste come voi stessi diventate il vostro peggior nemico perché non riuscite ad accettare come siete e avete tutte queste pressioni da parte di tutte le persone che vi stanno attorno e magari non riuscite a raggiungere degli obiettivi che vi siete imposti e quindi vi finite per ridurvi in questo modo. Vorrei anche adesso approfittare di questo video per raccontarvi anche di questa donna, la donna mummia, questo era il suo soprannome, che è questa che vedete in queste immagini. E ha 57 anni. In realtà non sono nemmeno le persone che la chiamano lei, proprio lei stessa ha scelto di chiamarsi The Walking Mummy, quindi la mummia che cammina. Sembra che pesa solamente 31 kg, pur essendo più alta di 1,70 m. E lei dice che praticamente non può ingrassare per quanto lei mangia. E sembra che tutto questo è iniziato in seguito a un incidente stradale. Dopo questo incidente, la donna ha iniziato a perdere peso. All'inizio sembrava essere felice del risultato che stava raggiungendo perché tutte le facevano dei complimenti. Tuttavia, sembra che ha iniziato a perdere sempre più peso fino a non riuscire più a fare nulla, come per esempio andare in bagno, andare al supermercato o anche mettersi a letto. E sembra che praticamente hanno fatto varie ipotesi e hanno pensato che magari ha danneggiato una parte del cervello in quell'incidente stradale che praticamente ha compromesso il suo sistema e non riusciva più a farle prendere peso. Tuttavia, dopo ulteriori visite con i dottori, sono arrivate alla conclusione che tutto quello che le stava succedendo era mentale. Quindi il fatto che il suo organismo rifiutasse il cibo era solamente una condizione psicologica. E sembra che questa donna, comunque, prima di questo incidente, era una donna bellissima, era una modella, indossava sempre dei vestiti alla moda, soprattutto per gli shooting, ma anche nel suo daily life. E sembra che però, tuttavia, questa donna non era soddisfatta del proprio aspetto fisico e anche se era in piena salute, le sembrava di essere troppo in sovrappeso. E sembra che praticamente abbia combattuto con il proprio aspetto fisico per più di 10 anni. Quindi praticamente quello che sembra essere successo è che lei si era talmente convinta che l'essere in sovrappeso, diciamo, fosse non attraente, che praticamente il suo sogno è diventato una realtà, più che un sogno, diciamo un incubo, perché il suo fisico è arrivato addirittura a rifiutare qualsiasi sostanza, non riesce più ad ingrassare. E quello che le hanno consigliato i dottori è quello di iniziare a mangiare cibi più soffici e circondarsi di amici e parenti che la vogliono sostenere in questo suo percorso per poter riavere, diciamo, la sua salute, perché alla fine è la cosa più importante. Ragazzi, io quello che vi posso dire è, dopo aver sentito questa storia, è non circondatevi di persone tossiche, cercate di circondarvi solo per persone che vi rispettano e vi rispettano non solo per il vostro aspetto fisico, nel senso che non vi prendono in giro ogni due per tre, ma che cercano soprattutto di sostenervi e che sono dalla vostra parte ogni tanto, perché è veramente importante avere degli amici al proprio fianco, ma non amici, in realtà basta anche una persona che è dalla vostra parte, o se non avete nessuno, cercate di essere voi stessi il vostro migliore amico, perché davvero inizia tutto da noi stessi, cioè se noi riusciamo ad accettarci per come siamo, tutto secondo me andrà a buon fine, perché ragazzi potete essere, non lo so, in cima al mondo o diciamo gli ultimi degli sfortunati e in base a come diciamo vi sentite la vostra vita può assolutamente prendere delle direzioni diverse. Vi ricordate, ho fatto un video anche sull'altro canale, quello di Giappone, in cui parlavo di kachigumi e makegumi, quindi vincenti e perdenti. In realtà nella nostra società non c'è nessun vero vincente, nessun vero perdente, tutto sta nella nostra testa e tutto sta da come giochiamo le nostre carte e da come scegliamo di prendere in mano la nostra vita, perché siamo noi stessi responsabili della nostra felicità. Lo so che quando dico questa cosa sembra che sia una grande responsabilità, perché dice, oh mio Dio, quindi se sono triste è colpa mia. No, non è vero, però se non diciamo, capisci che comunque tu hai il potere di cambiare le cose, non riuscirai a cambiarle, perché davvero so che quello è una strada veramente triste che si può percorrere, quella diciamo che può portare alla depressione o anche a cose anche peggiori, però davvero nel momento in cui vi rendete conto che avete il potere di cambiare le cose, è da lì secondo me che se vi trovate in una situazione triste le cose possono cambiare per il meglio e basta veramente fare dei piccoli passi un poco alla volta. Oddio ragazzi,
Non so perché ho iniziato a parlare di queste cose in questo video. Questo doveva essere un video true crime, ma ragazzi, questa storia, come vi ho detto, mi ha aperto una grossa porta su un argomento molto importante. E tra l'altro, questa storia la sento particolarmente vicino perché io, appunto, l'ho vista in TV tanti anni fa e mi ricordo che ha lasciato un grossissimo impatto sulla mia vita. E spero che avervela raccontata qui possa lasciare un impatto anche nella vostra. Io sono davvero curioso di sapere la vostra opinione, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e spero che questo video vi abbia lasciato qualcosa. E io vi ringrazio per essere rimasti qui con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Seba.